21 settembre 2023. Questa è la mia faccia che ora andremo a sistemare. Sono tipo le 7:30 della mattina e questo probabilmente sarà uno dei miei ultimi video momentaneamente in questo canale, come si legge nel titolo, e io mi presento così, nel massimo della mia bellezza, però voglio essere super così. Sincera, scialla, tranquilla, onesta. 2 giorni fa ero in Corea e non mi sembra ancora vero di essere qui. La realtà è completamente diversa qui. Lì mi trovavo a Hongdae, per cui guardavo fuori casa ed ero in centro. C'era veramente sempre un sacco di gente in giro, un sacco di cose da fare, tantissime cose da comprare per una donna, penso sia il paradiso terrestre, un sacco di cosine da comprare, skincare, cose, storie. Ho fatto dei regali che volevo farvi vedere, quindi chi mi conosce spenga questo video. E ho fatto anche tantissimi video della Corea, ma appunto di questo volevo parlare. Non so se usciranno mai su questo canale, ma prima vi faccio vedere i regali che ho fatto ai miei amici. Ho preso un bel po' di calendari. Devo dire che quando io faccio i regali sono molto difficile perché cerco sempre di fare un regalo che non sia inutile. Tipo avrei potuto fare delle calamite, avrei potuto fare qualsiasi cazzata che poteva esserci lì, ma io cerco di pensare alla persona e capire se quella persona potrebbe utilizzare quella cosa, potrebbe piacergli veramente e soprattutto appunto fare, cioè se devo spendere i soldi per una cosa che magari sia utile, che riutilizzano più di una calamita che metti lì nel frigo e poi te ne dimentichi, insomma. Oltretutto non capisco perché si regalano calamite alle persone che non sono andate in quel posto, cioè se io avessi una calamita di Seoul ma non sono andata a Seoul non me ne faccio niente della calamita, però vabbè, questo è un mio pensiero. Quindi ho cercato di comprare qualcosa che almeno se io ricevessi sarei felice di ricevere, quindi ho preso questo che in realtà non c'entra nulla perché me l'hanno regalato, se no non l'avrei mai comprato, che è così, no? Una roba per farsi aria, per andare ai concerti, degli Stray Kids, sono tutte cose che regalerò. E poi ho preso tantissimi calendari del 2024, questo è di, questi sono gli Stray Kids, questo è Erem. Questo è JK, che oltretutto i BTS hanno detto che torneranno nel 2025 e hanno firmato con la casa discografica che dal 2025 in poi torneranno ad essere un gruppo, quindi mi viene da piangere perché faranno sicuramente dei concerti e io andrò in qualsiasi parte del mondo saranno, io andrò a vedere un loro concerto a costo di, non so, spendere 1000 euro di un biglietto. Poi ho preso altri regali, quindi ovviamente le persone che mi conoscono, che guardano questo video, spengano, perché sennò vi spoilerate i regali. Ho preso questo, che è un detergente doppio, l'ho preso anche per me, e di questa marca qui. Sono appunto due detergenti per il viso, da regalare a due persone diverse. Ho preso questo qui, che ho preso anche per me, quindi l'ho testato, è bellissimo, io l'ho preso color rosso. E è un burro cacao super idratante. Il packaging mi fa morire perché è tutto glitterato. E più passate fate, più prende colore. Poi dipende anche dalla pigmentazione delle vostre labbra. Quindi anche questo top. Poi ho preso questi qua che sono dei evidenziatori a forma di carotina. Questo libricino non è un libro, è un quadernetto con tutti gli orsacchiotti, cioè bellissimo, tutte cose pucciose là in Corea. Quindi sei circondato costantemente da cose pucciose. Pure i ragazzi vanno in giro con la cover degli orsetti del cuore, per loro è una cosa normale. E poi ho preso questo portachiavi, ce n'erano tantissimi. E nulla, questi in realtà sono i regali che ho fatto, non sono tantissimi perché ho cercato di fare alle persone a cui mi interessava di più fare dei regali. E mia mamma ha preso un piccolo portafoglino che ho preso anch'io, così ce l'abbiamo uguale per mettere tutte le monetine. Ma torniamo al discorso principale. Faccio questo video non perché effettivamente interessi a qualcuno, nel senso che nel mio canale ho poche visualizzazioni e probabilmente se sparisco per un periodo le persone nemmeno se ne accorgono. Faccio questo video per me, in primis. Perché YouTube mi è sempre piaciuta come piattaforma
e mi è sempre piaciuto appunto registrare dei video, non per far vedere qualcosa a qualcuno, non per guadagnare, non per farlo diventare un lavoro, semplicemente perché mi piace il fatto di poter ricordare, di poter rivedere alcuni momenti che sicuramente io mi dimenticherei, come tutti, si dimenticano molti dettagli della propria vita se io non li avessi registrati. Sono stata 12 giorni in Corea e ho registrato tantissime clip che sicuramente editerò, ma rimarranno privati. Il motivo è che ultimamente ho voglia di condividere la mia vita con le persone che fanno parte della mia vita. Ho iniziato qui su YouTube facendo vlog in continuazione, anche tutti i giorni, in cui mi piaceva tantissimo registrare cose semplici, anche alzarmi la mattina, andare a lavoro, ero entusiasta di registrare e sono secondo me i video più belli di questo canale perché sono i video più sinceri che io ho fatto. Perché sono semplici, perché sono tranquilli, perché non sono su YouTube per insegnare niente a nessuno né per far vedere quanto è bella la mia vita, ero su YouTube per far vedere io come persona e proprio come fosse un diario personale. Con il passare del tempo le cose sono cambiate, ho iniziato a privatizzare molti video, ho iniziato a cambiare un po' i miei contenuti, nel senso a parlare meno di me, a far vedere di più quello che facevo, se facevo qualcosa di bello, però molti dettagli li ho saltati. E fino a che sono arrivata ad oggi, che ho fatto un viaggio intercontinentale bellissimo, che però non ho voglia in realtà di condividere con appunto persone che non fanno parte della mia vita. Questo non vuol dire che io smetterò di fare video, perché io continuerò a registrare e anzi penso saranno i video più sinceri e più naturali che io potrei fare, potrò fare, perché sono dei video che io registrerò e che manterrò privati. E magari arriverà il giorno in cui, perché sicuramente io tornerò su questa piattaforma, io ne sono certa, arriverà il giorno magari tra 3, 4, 6 mesi, 7, 10, in cui probabilmente li pubblicherò tutti e vi farò vedere cosa è successo in questi mesi, dove sono arrivata ad ora. Solamente che ora non ne ho più voglia, ho voglia di condividere le cose con me, per me, e con le persone che sono effettivamente presenti nella mia vita, che mi mandano un messaggio, che mi dicono: Jenny, che fine hai fatto? Jenny, come stai? Jenny, come è andato il viaggio in Corea? Persone che, un po' come su Instagram. Quante persone avete su Instagram che effettivamente non fanno parte della mia vita, ma che si fanno i cazzi vostri? Tantissime, probabilmente tantissime. E non è che si guardano le vostre storie perché gli interessa, ma perché vogliono farsi i cazzi vostri semplicemente? Perché la curiosità è una cosa umana. E oppure quante persone ci sono che sono curiose di vedere la vita vostra semplicemente perché vogliono vedere a che punto siete arrivati nella vostra vita, che hanno il vostro numero di telefono, potrebbero anche mandarvi un messaggio e dirgli: Ehi, come va? Ci prendiamo un caffè? Eppure preferiscono guardare le storie. Dire: Boh, vediamo che fine ha fatto Jenny, guardiamo qualche storia, vediamo dov'è. Quando potrei semplicemente mandargli un messaggio e dirgli: Oh, sono curioso di sapere che fine hai fatto, che fine hai fatto, ci vediamo, ci raccontiamo qualcosa. Sono arrivata al punto in cui preferisco queste cose, preferisco un contatto reale piuttosto che una persona che mi guardi le storie semplicemente perché vorrebbe sapere che fine ho fatto, ma non me lo chiede direttamente. Quindi piuttosto preferisco condividere la mia vita con le persone che effettivamente ci sono e che anche semplicemente mi dicono: Oh, sono curioso di che fine hai fatto, che fine hai fatto, dove, cosa hai fatto della tua vita fino adesso, come sei diventata. Mandami un messaggio, cioè, ma ci mandiamo un messaggio, ci scriviamo, ci sentiamo, ci vediamo. Sti social sono un posto molto bello, secondo me, permetto di connettere tante persone e io sfrutto YouTube tantissimo, utilizzo YouTube tutti i giorni per vedere i video degli altri, però magari perde, cioè molte persone si vedono, si sentono, si percepiscono molto meno nella vita reale. Ed è una cosa che non mi piace più tanto. Quindi vorrei sparire per un po' da questo social per riprendere in mano alcune cose, per riprendere la mia vita per me,
fino a che non sarò arrivata a un punto. Che punto? Non lo so. Fino a che sarò arrivata a un punto in cui pubblicherò tutti i video, in cui ritornerò, in cui avrò qualcosa da raccontarvi, in cui avrò voglia di registrare di nuovo, di farmi vedere in questa situazione, di farmi vedere struccata. Io volevo fare questo video tutta bella truccata, apparecchiata, eccetera, eccetera. Invece proprio così, naturale, come effettivamente è. Per cui niente, io vi saluto. Continuerò ad essere qui su YouTube, ma non mi vedrete, ma ci sarò. Come probabilmente sarò molto meno presente sugli altri social, tipo Instagram. Ho pubblicato tanti video, video foto della Corea, però consapevoli che sarebbero state le ultime, nel senso che voglio proprio un po' sparire da ogni tipo di social in maniera diretta. Voglio un po' godermi le mie cose e basta. E se le persone vogliono sapere come sto, come va, come non va, che mi scrivano, che mi sentano. Sicuramente quando tornerò, tornerò perché c'è stato un qualcosa che ha deciso di farmi tornare. Quindi non vedo l'ora in realtà di tornare. Non vedo l'ora e ci vediamo. Non so quando, ma ci vediamo e non so nemmeno come. E in realtà questa è una cosa che mi piace un sacco, nel senso, io so come mi sto lasciando, ma non so come ci ritroveremo. Però so che ci ritroveremo. Sono curiosa di sapere in che situazione ci ritroveremo e nulla. Vi saluto e al prossimo video.